È iniziata una nuova stagione targata Shark Evans al Casinò Perla di Nova Gorica, con la prima tappa del campionato Remida 2013. Si ricomincia dunque con questo apprezzatissimo format di torneo che offre come sempre un buy-in popolare di 330 euro e una struttura per veri campioni. Stack di 60.000 fish e livelli che partono con una durata di 40 minuti ciascuno. Il lungo weekend del Remida Deep si è aperto ufficialmente con il Day 1A del giovedì, la giornata inaugurale che ha registrato 99 entries ai tavoli. Numeri naturalmente quasi di riscaldamento se confrontati poi con quelli che proporrà il Day 1B, il quale prevede come al solito il sold out. Si gioca in modalità re-entry e stack choice, paroloni che indicano semplicemente la possibilità offerta ai giocatori di poter iscriversi per due volte al torneo nel corso del doppio Day 1, indipendentemente dall'esito del primo tentativo. Chi arriva per due volte in fondo al Day 1 può scegliere con quale degli stack accumulati approdare in seguito al Day 2, ovviamente lo stack migliore. Ma entriamo nella cronaca del Day 1A, che ha visto ai tavoli tanti protagonisti importanti, volti noti dei tornei Shark e non solo. È partito forte Yuri Gliaglia Naponiello, che poi però, nella mano della sua eliminazione, si è visto scoppiare gli assi da Davide Costa, presente insieme alla sua inseparabile fidanzata Irene Baroni. Allora siamo con Irene Baroni. Irene, a quanto pare sei l'unica ragazza del Day 1A, sei abituata a questa situazione spesso, mi sa. Sì, beh, magari l'unica no, però sono abituata ad essere in netta minoranza, quindi vabbè, comunque... Diciamo che sarà più un piacere vincere se dovessi andare avanti essendo l'unica donna. E hai portato con te, o meglio, forse lui ha portato te, il tuo ragazzo Davide Costa qua al torneo. Sì, mi ha portato lui perché è lui che guida. E, vabbè, avevamo già deciso da un po' di venire qua perché ci mancava Nova Gorica, l'aria di Nova Gorica, quindi siamo venuti al primo evento carino che c'era. Sia tu che Davide vi trovate bene qua, diciamo, con il field, con il torneo e al Perla? Sì, il Perla è bellissimo, il field non è dei più difficili, quindi comunque è sempre un piacere giocare quando il field non è tanto alto e l'organizzazione comunque è sempre impeccabile. Ma tra voi due chi è che di solito arriva più in fondo? Chi è il più forte tra di voi? Fate mai delle last longer o scommesse simili? Ma diciamo che di sicuro è capitato poche volte che arrivassimo tutti e due in fondo, perché siamo abbastanza sbrodoloni e un po' spiwer, aggressivi qualche vuoi, quindi raramente tutti e due. Ci è capitato una volta di far final table insieme al PGP 2 anni fa. E quindi comunque non si sa, cioè, a volte io, a volte lui, ma più o meno siamo alla pari, ecco. Siamo con Davide Costa, che è stato il giocatore che ha fatto uno dei primi out illustri oggi nel Day 1A, perché infatti Yuri Naponiello era partito benissimo, però poi si è ritrovato al tavolo questo giocatore biondo arrivato così dopo qualche livello e gli ha scoppiato due assi, vero? Sì, è andata una mano un po' particolare. Io ero appena tornato da cena, anche se non era pausa cena, però con questo stack io e Irene non avevamo pranzato, quindi ci siamo andati a mangiare qualcosa, con più una bottiglia di vino, no, a prescindere. Siamo tornati, la prima mano che ho giocato contro, lui era in posizione su di me, io ho aperto al buio 800, 1600, lui mi ha mini tribettato 3200, con dietro aveva tipo 26-27 blind, insomma io ero cut off, lui bottone, però poco importavano le posizioni, perché quando uno ha poco stack comunque era abbastanza vero, è sempre vero, insomma, no? Vabbè, comunque gli altri foldano, io ho aggiunto così per libidine, insomma, torneo a 300 euro, avevo K-Jack suited e non sono riuscito a foldare il 1600 che avevo messo all'inizio. Comunque ci siamo visti sto flop, con Mellomini, flop gira K alta, avevo top pair, good kicker, perdevo solo da tre combo, perché perdevo solo da due combo, da asso K e asso asso, perché KK non ce l'ha mai, perché voglio dire, cos'è, gli ultimi due K sono rimasti, è impossibile che ce l'abbia lui, K dama non mi tribetta mai, vabbè, e niente, io cerco, lui punta tipo 2008, 3000, non mi ricordo, io chiamo, Tarnes per al 4, tipo K 448, io cerco, lui fa all-in, io chiamo, lui gira asso asso, io giro K-Jack, dicendogli vabbè, tanto River girerà sempre il K, voglio dire, no? River gira il K, vinco io e niente, lui
educatissimo, saluta tutto il tavolo e prende e va a mangiare. Vabbè, a te è andata benissimo, abbiamo fatto fuori gli Aglia, insomma, che era un giocatore tosto. Poi ho visto che ti sei divertito ancora con qualche mano interessante. Alla fine si va in pausa cena con uno stack sopra l'average. Sì, penso di sì, io tipo 85.000. Un tavolo di giocatori abbastanza chiusi, tranne uno che ho in position che non lo conoscevo. Adesso abbiamo avuto modo di giocare due o tre mani contro e mi ha outplayato tutte e due le tre mani che abbiamo giocato, quindi dopo la cena prenderò sicuramente le misure sul giocatore e ci divertiremo, insomma. Ci sarà da divertirsi. Comunque field che è di tuo gradimento qua, immagino sei accorso anche per questo. No, vabbè, cioè, penso che gli altri tavoli non li conosco, però Irene, da quanto mi ha detto del suo tavolo, che sono tutti giocatori italiani nel mio tavolo, cioè giuro, sono tipo su 9 player, sono 6 sloveni, sono 6 stranieri, comunque c'è, cioè, anche le sites, si vede soprattutto all'inizio quando vedi un giocatore giocare, lo vedi dalle sites che fa, perché comunque se non ci giochi il flop o comunque il board contro, vedi un attimo le sites e quello che fanno, e giocano tutti abbastanza regolari, quindi ho un tavolo comunque, non dico complicato perché non lo so, insomma, però ho un tavolo che ci si diverte, quindi. Sì, sono giocatori forti, sono Allen Keser e Marci, sì. Comunque, quindi in bocca al lupo per il proseguo del torneo e grazie mille intanto. Ah, grazie a voi per l'intervista. Ciao a tutti. Abbiamo perso presto anche i protagonisti dell'ultimo Mini Shark di dicembre, Stefano Cardinale, sfortunatissimo in un paio di colpi, e John Catena. In cima al chip count lungo tutta la prima giornata del main event abbiamo letto quasi sempre gli stessi nomi, quelli di Giovanni Scotto e di Dragan Zaric, già vincitore di un Remida nel 2012. Alla fine però Zaric si è inventato con 5-2 off uno scoppio ai danni delle dame di Scotto, clamorosamente player out. Sai, come hai detto tu, uno magari adesso si aspetta di sentire asso asso KK, no? Perché due che si scontrano in sta maniera a pari stack, niente, la mano è andata, lui ha fatto un aperto preflop 5.000 dai, in mezzo al mare, come si dice in gergo. Io sono donna a donna, tribetto 16.500, lui mi chiama, il flop è 2.26, quindi in teoria è irrilevante. E lui checka, io punto, lui va sopra, io vado ancora sopra, lui fa all in. Magari qualcuno avrà detto sì, ma ci avrà il 2, ma io su che mano lo faccio? Mi farò 10-10, jack-jack, faccio gol, io sono donna a donna, lui mi gira 2-5 off. Player out. Donne scoppiate dunque da 2-5, veramente fuori doloroso, molto fuori posizione su una 3-bet, davvero doloroso. Il gioco, accettiamo. Dopo magari lui ha vinto, no? Una tappa. Io auguro che se va avanti così ne vincerà ancora tante. È fortunato, molto fortunato. Quindi a volte, come hai detto tu, ero dalla prima mano su in cima, ma non è servito. Peccato, ci stai facendo divertire, ti abbiamo seguito tutto il tempo. E a questo punto non so se chiederti se avresti voglia di utilizzare il rientri domani e di riprovarci. No, neanche più, anzi domani torno, vado al lavoro. Ho preso ferie oggi. Domani torno a lavorare e dimentichiamo questa giornata, perché fino a 10 minuti fa andava bene, ho giocato perfetto, avete visto anche voi una mano giocata in diretta, va bene così, dai, un gioco, accettiamo, punto. Così a caldo purtroppo è sempre bruttissimo prendere questi colpi. Comunque ti rivedremo magari a un side al prossimo evento, quando ti rivedremo? Sì, va bene, ormai siamo di casa qui, quindi quando ci sono questi eventi io ci sono sempre. E adesso un po' l'arrabbiatura devo sbollire un po', quindi poi per il resto si chiude un occhio e si torna alla vita regolare, è un gioco. In testa al count nei livelli finali spunta Giovanni De Minicis con 434.500 fish, il migliore tra i 32 players left. Ancora in gara anche Alex Marcic, Filippo Etna e la Baroni. Out invece Mauro Ghisoni e Paolo Della Penna. E allora a fine day 1A intervistiamo niente meno che il chip leader. Ci dice nome e cognome con quanto ha chiuso. De Minicis Giovanni, 434.500.
Se non sbaglio, questo stack è maturato negli ultimi livelli della giornata, anche se poteva essere addirittura più cospicuo, vero? Sì, più cospicuo, perché mi hanno scoppiato due assi con 2-10, insomma, 120 fish, 120.000 fish. E nonostante questo, quindi chip leader, poteva essere ancora maggiore il distacco sugli altri. Mi raccontavo invece prima di una mano che è stata importante invece appunto per salire nel chip count. Sì, per salire nel chip count, perché io avevo asse 9 di fiori, uno ha aperto 8.000, il flop è stato asso di cuori, 2 di cuori, 7 di fiori. Lui è andato in continuation bet e ha fatto 12.000, se non sbaglio, sono 12 o 15, non mi ricordo. Io ho fatto call. Al turno è venuta fuori la donna di fiori. La donna di fiori, lui ha checkato, sbagliando secondo me. Io ho fatto check. Al river 4 di fiori. Lui ha fatto 30.000, io ho fatto 70.000, lui ha fatto call. Lui era attrice di donna, io colore a fiori. Ah, un bello scontro, niente male, che allora l'ha lanciata nel chip count. Quindi una giornata positiva, come si è trovato al suo tavolo con questi giocatori? Giocatori forti, insomma, solo che io ho avuto un culo della Madonna, insomma. E allora... Sì, l'ammette, un po' di fortuna, ma ci vuole anche questa. Ci vorrà piuttosto nel day 2, poi nel... Tutto, no? Nel day 2, dopo vedremo come va a finire, insomma. Che quando si chiude così bene il day 1, poi magari... È la prima volta che chiudo bene il day 1. E le altre volte come è andata a finire? No, sono andato due volte a premio, una volta al tavolo finale, ma non sono mai riuscito a raggiungere un obiettivo serio, insomma, dal primo al terzo posto. Beh, vabbè, a premio, tavolo finale, sono già dei gran belli obiettivi, comunque di solito comunque non è così automatico, per nulla automatico, dopo una prima giornata. Ho tanti anni, come vedi, insomma, qualche risultato devo tenerlo, no? Appuntamento alle ore 14 per seguire con noi la diretta del Day 1B del Re Mida Deep. Non mancate assolutamente, perché debutterà il nostro nuovo format con collegamenti dallo studio del Perla e dalla Poker Room per seguire nel corso di tutta la giornata questo imperdibile evento. Pronti per scrivere una nuova pagina di Poker Live?